E anche oggi, per l'ultimo giorno di Climatfest, ci troviamo direttamente qui sul campo e ci troviamo nello stand dell'associazione dedicata alle api cesarine. Esatto. E quindi sicuramente Sabrina ci saprà spiegare benissimo sia l'obiettivo dell'associazione sia cosa sono qui a fare in questi giorni. Ciao a tutti. Allora, noi siamo l'associazione Api Cesarine e siamo un'associazione che nasce proprio qui nel quartiere di Niguarda, dove ci troviamo in questo momento. Siamo all'interno del Parco Nord e proprio dentro questo parco è presente anche la scuola elementare di Via Cesari. Dentro questa scuola elementare si trova proprio l'apiario dell'associazione Api Cesarine. E quindi spiegato anche il nome dell'associazione. Le api cesarine sono proprio le api della scuola Cesari di Niguarda. Ecco, la cosa interessante di questo progetto è che il tutto nasce all'interno di una scuola e quello che abbiamo visto è che la Cesari è veramente l'unica scuola a Milano ad avere un apiario al proprio interno. Attualmente abbiamo circa una decina di arnie, una decina di famiglie. Questa associazione nasce all'interno della scuola circa 11 anni fa, più o meno, ed è nata sulle ceneri, diciamo, di un altro progetto che c'era in tempi molto più remoti, dove un insegnante aveva improntato un progetto di apicoltura e lo portava avanti così, raccontando le api ai bambini. Noi genitori di quel momento, nel 2011, abbiamo raccolto un po' questa eredità, abbiamo riportato le api a scuola e da quel momento è iniziata un po' la nostra formazione. E nel mondo delle api, diciamo, certo. Quindi abbiamo fatto vari percorsi per conoscere le api, per imparare un po' l'apicoltura, eccetera. E da lì è stato improntato proprio un progetto che attualmente viene portato in giro nelle scuole di Milano e dell'Interland. Quello che ci interessa è proprio l'attivazione dei bambini rispetto ai temi ambientali, quindi al rispetto di ciò che li circonda, della natura, della biodiversità, eccetera, eccetera. Quindi far sì che i bambini si impegnino con degli atteggiamenti virtuosi nei confronti di quello che li circonda. Oggi siamo qua al Climatfest perché quest'anno siamo stati in coda a questo progetto che è partito dalla cooperativa Pandora e progetto Semi Insegni che include tutto il comprensivo delle tre scuole di Niguarda e aveva come obiettivo quello di portare alla media e alle due elementari di Niguarda una serie di progetti relativi all'ambiente, quindi api, orto, biodiversità, riciclaggio, mobilità sostenibile e insomma temi di tipo ambientale. Quindi in questi due giorni chiudiamo un po' e abbiamo tirato le fila di questo progetto insieme ad Orto Comune, insieme alla cooperativa Pandora. Ed ecco perché la nostra presenza qua. L'anno scorso abbiamo attivato un crowdfunding come associazione che aveva come obiettivo quello di raccogliere dei fondi per poter portare i laboratori dell'associazione anche a scuole diciamo meno un po' più disagiate, diciamo, esatto, quelle scuole che hanno poche risorse da mettere in campo per poter attivare progetti esterni, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo attivato questo crowdfunding che si intitola Api e Bambini, Amici per la Terra, e abbiamo raggiunto l'obiettivo e quindi il lavoro di quest'anno è stato un bel lavoro perché abbiamo portato questi laboratori a molte scuole, sia di Milano che dell'Interland. Abbiamo proprio regalato i nostri laboratori e Ilaria ci può raccontare i laboratori che facciamo.
Allora sì, noi diciamo che abbiamo un ventaglio di laboratori che vanno bene a partire dalla scuola materna con un'attrice professionista che ha creato uno spettacolo teatrale proprio sulle api, sulla peregina, sul lavoro delle api adatto ai bambini piccolini della materna. Poi abbiamo un laboratorio per la primaria e diciamo che è un laboratorio sempre con l'arnia didattica perché nascono questi laboratori, come ha detto Sabrina, in apiario, ma proprio per la questione Covid in questi anni certo. Siamo riusciti a realizzarli ugualmente, per fortuna, grazie alle arnie didattiche, quindi portando le api nelle scuole. E il laboratorio della primaria è un laboratorio molto interessante che vede una parte diciamo pratica con l'arnia didattica e in caso anche delle lezioni teoriche. Poi abbiamo anche il laboratorio per le scuole medie, è un laboratorio nel quale si usa l'ingranditore o il microscopio per andare proprio ad analizzare la struttura dell'ape oppure la struttura di alcuni elementi che fanno parte dell'alveare. E questi laboratori, noi ci teniamo a dirlo, sono laboratori inclusivi. Perché? Perché possono essere tradotti in LIS, che è la lingua dei segni italiana, quindi possono partecipare anche bambini o adolescenti sordi, e abbiamo tutta una metodologia che fa particolarmente attenzione a quello che è la disabilità. E quindi noi proprio anche nel progetto Api e Bambini Amici per la Terra abbiamo sottolineato questo discorso di inclusività al quale noi teniamo particolarmente, un po' per tutti i livelli delle scuole. Certo, è molto bello vedere, vabbè, noi ci occupiamo di Milano, quindi vedere una situazione del genere che proprio si occupa della nostra città è sempre bellissimo. E poi è ancora più bello sapere che voi vi occupate dei bambini, quindi non solo date la possibilità di avere uno sguardo sull'ambiente e sulle api, che molto spesso sono visti più come un animale che fa paura, e vedere invece il bello che c'è dietro. E poi anche la possibilità non solo di conoscerle, ma prendersi anche delle responsabilità al riguardo, quindi sperare di crescere bambini che un giorno saranno adulti molto più vicini all'ambiente. Certo. Quindi veramente bello. Se avete un sito che magari dove i nostri, chi ci guarda può venire a guardare anche voi, avere più info. Non abbiamo un sito, però abbiamo i social. Quindi ci potete trovare su Instagram e su Facebook con la dicitura Api Cesarine, e trovate un po' di informazioni, contatti eccetera eccetera. Anche per le scuole che volessero attivare questi laboratori eccetera possono contattarci direttamente, manderemo tutte le informazioni di dovere. Assolutamente sì. Volevo mettere un attimino, riportare l'attenzione sulle visite che facciamo in apiario, perché abbiamo visto che l'entusiasmo che poi i bambini hanno sia prima di entrare in apiario che dopo è veramente segno di un'esperienza indimenticabile. E lo sappiamo perché poi ci sono dei bambini che escono dalla scuola, magari li troviamo in quartiere, ci riconoscono e ci dicono: ah, ma voi siete le signore delle api cesarine, io mi ricordo quando ci avete portato in apiario. E questo per noi è davvero una soddisfazione, soprattutto poi vedere i bambini che magari si nascondono dietro di noi quando sono in apiario perché hanno paura, e poi vediamo che sono quelli che dobbiamo poi portare fuori facendo fatica, perché veramente intanto hanno vinto la loro paura e poi si sono resi conto che è un mondo davvero straordinario da vedere, e soprattutto per i bambini di città non è così facile. E quindi insomma questa è una cosa che a noi dà molta soddisfazione. Esatto, avere la possibilità di vedere la natura, nonostante si vive in una città come Milano, è bellissimo. Quindi grazie veramente, e spero che sempre più scuole avranno la possibilità di approfittare di voi e anche magari di associazioni simili, non solo a Milano, ma su tutto il territorio italiano. Grazie a voi. Grazie. Se volete scriverci, la mail è apicesarine@gmail.com. Grazie mille. Grazie a voi.